Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di The Batman, il Cavaliere Oscuro di YouTube, qui per questo nuovo gameplay di Diablo Immortal. Continuiamo con il nostro negromante. Retaggio di Fire, raggiungi la tomba di Fire, perché dobbiamo andare a recuperare gli altri pezzi dello scettro. Ingresso alla tomba, cerca un pezzo dello scettro nella tomba di Fire. Be wary. Bisogna fare attenzione nella tomba. L'antico regno ce l'aveva terribili segreti che desiderano restare celati. Segreti sepolti nelle sabbie. Avvolti nell'oscurità. Molti avventurieri hanno tentato di recuperare lo scettro. Non serve spiegare che fine hanno fatto, vero? Dopotutto, lo scettro è ancora sepolto nelle sabbie. La tomba di Fire. Eccoci nella tomba. Pronti, ragazzi? Andiamo. In queste sale ci c'è un potere maligno. Qualora il pezzo dello scettro sia ancora qui, sarà nascosto nei recessi più reconditi della tomba. Ah, c'è la freccettina che mi indica dove devo andare. Distruggi l'icona della rinascita. Che cazzo è? Cazzo. Trova e distruggi la seconda icona. Aspetta un attimo, guarda un attimo l'inventario. 56-61. No, questo che è? Monti di maglia, 635, però no. Epide, questo che è? 123 da Grandel. Questa no, 607. Questo 650. No, non c'è altro. Ok, proseguiamo allora.
Ecco la seconda icona, dobbiamo essere vicini. Di qua. Attenzione, prudenza. Distruggi l'icona delle anime. Cazzo. Aia. That ability must recharge. Aia, aia. Still recharging. That requires a corpse. Entra nella sala interna, cazzo, è la prima volta che muoio, cazzarola. Difficile. 61, 82, 37, 122, 600, 650. Questo che è? 123, no. Andiamo avanti. Presente. Apri la sala di Fire. Sconfiggi Re Fire. Ehi, calma. Cazzarola, ripaire questo. Porca troia. Rilancio. Cazzarola. Insolenti, i morti non saranno disonorati così. Segitis, difendi il tuo dio. Vai al prossimo piano. Aspetta un attimo che mi ha dato di potenziamenti. Questo da 900 si equipaggia. Trasferisci l'elmo da 80, si chiede pagina, trasferisci, perfetto. Mi ha dato questo da 56, ma non mi serve. Questo, questo. Altre armi nuove, no. Falce nuova, no. 258, 271, no. Qualche abilità nuova. Aspetta, qualche abilità data nuova. No. Ok, proseguiamo allora. Vai al prossimo piano.
scendi al prossimo piano. Scendi più in profondità nella tomba. Zarola. Quello era solo il primo posto, Zarola. Chi è sto qui? Sì. Ah, ok, c'è la mia tomba. Calmi, calmi. Not yet. That ability must recharge. Che cazzo? Tomba di merda. Ancora. Zarola, che cazzo di tomba di merda. Porca troia. Porca. Porca puttana. Nuova arma 271 è uguale, però è più potente. Equipaggio trasferisci, perfetto. Questa 58. C'è altro? Ok. Porca troia, scendi più in profondità nella tomba. Allora dobbiamo proseguire, quindi. Lo scettro del padrone, solo lui controlla la maledizione. Cazzo, che tu sei giri? No, hanno gamba destra anteriore. Cazzo è sto qui? Sarò là. Allora, se giri, se sto qui, una specie di... Ah, è una specie di ragno gigante. Addosso, addosso! Ho fallito, lo scettro perduto, ma il maestro è al sicuro. Cazzarola! Cazzarola! Col portale. Porca puttana, che cazzo di tomba di merda. Torna a posto. Cazzo, ce l'ho fatta però. Cazzo, che tomba di merda. La 61 che mi ha dato. Ah, questo da 886 forte però.
6 tempra, no, però meglio quell'altro. Questa qui che arma è? 119, no. Questo mi ha dato altro qua, le gambe 414, no. Ok, torniamo all'avamposto. Il resto di Fahir non ci sono più, non importa, ho trovato ciò che cercavo. I have what I came here for. Vateos wants those scepter pieces. Riches to whoever strips them from the outsider's corpse. Sì, le do a te lo scettro. Il volto di Fahir a Tabri, ok. I take it. Immagino che quello fosse Vataos. Sì, il capo degli scorpioni delle sabbie. E il nostro nemico su queste dune maledette. La prossima volta non sfuggirà la mia lama. Immagino che tu abbia la testa dello scettro. Infatti la testa dello scettro. Anche se è stata veramente dura, cazzo. Quella cazzo di tomba di merda. Ah, ovviamente l'hai recuperata, sai, se avevi intenzione di farmi ricredere sulle tue capacità ci stai riuscendo. Dopo tutti questi anni di sacrifici siamo finalmente vicini al nostro obiettivo. Manca un solo pezzo, un gioiello chiamato la luce di Fahir. Questa mappa indica la sua posizione. Ottieni quella gemma e riaccendi la speranza in questa terra. Che sarebbe l'ultimo pezzo dello scettro. Dice che la luce si nasconde nell'oscurità in un posto chiamato la prigione dello scorpione. Promette bene. Raggiungi la sala della verità. Without a corpse, I cannot. Your grave beckons. This is the location on the map. Questa è la posizione segnata sulla mappa. Non vedo nessuna prigione. L'entrata deve essere nascosta. The water in the nearby pool. È quasi sta ritirando, deve essere lì. Infatti. Ecco la stanza segreta. Ed eccoci qua nella prigione dello scorpione. Ma qui ragazzi mi fermo per questo nuovo gameplay di Diablo Immortal. Quindi come sempre, se vi è piaciuto questo nuovo gameplay, mi raccomando lasciate un like, mettete un bel mi piace. Come sempre ragazzi, continuate a mandare il vostro supporto, continuando a seguirci iscrivendovi al canale. Vi ricordo che il Cavaliere Oscuro di YouTube The Batman sabato
dalle 4 in poi, se passate in centro ad Arezzo, saremo all'inaugurazione del nuovo negozio On Game. Mi raccomando, quindi, se siete di Arezzo oppure se passate di lì, mi raccomando, venite a trovarci. A presto per un nuovo video. Ciao e alla prossima, ragazzi.